Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Buongiorno dall'ufficio stampa di Confartigianato Terni, da Paolo Pellegrini e da Valentina Campana. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Eccoci qua, siamo giunti all'ultima puntata della rassegna stampa prima della pausa estiva del mese di agosto. Infatti la rassegna stampa ritornerà lunedì 6 settembre. Allora Valentina, oggi è venerdì 30 luglio, una giornata importante per te. Sì, questa. Perché è la giornata mondiale dell'amicizia. Bene, la giornata, io veramente intendevo un'altra cosa, ma vabbè, perché dovete sapere che io da lunedì sarò solo, perché c'è qualcuno perché che va in ferie, capito? Giorno. Ecco, quindi io sarò Paolo, solo. Paolo, io davo più importanza alla giornata mondiale dell'amicizia. No, io quando se ne va via la figlia sono triste. Quindi allora, adesso cominciamo come di consueto con le nostre citazioni. Passiamo quindi con la nostra ascoltatrice velata che dice: il mondo è pieno di meraviglie, ciò che manca è la nostra capacità di meravigliarci. Agostino De Gà. Bene, molto bene, molto bene. Invece il nostro ascoltatore misterioso si ricollega proprio alla giornata mondiale dell'amicizia. Tant'è che è stato lui a ricordarci questa giornata, perché lui è molto attento, e quindi ci propone questa citazione. Buongiorno agli amici, un amico è qualcuno che ti conosce molto bene e nonostante questo continua a frequentarti. Oscar Wilde, scrittore e poeta irlandese. Devo dire che per questa citazione lui oggi merita il nuovo titolo di Don Remige, perché prima Fra Remige, adesso l'abbiamo praticamente alzato agli onori degli altari come Don Remige. Bene. E lo mandiamo in vacanza anche a lui, e merita una vacanza, anche se spero che si ricordi degli amici, visto che oggi è la giornata dell'amicizia, no? Magari offrendoci un caffè, che ne so. Venendo, ah sì, Paolo, sì, sì, assolutamente. Bene, salutiamo Don Remige. Ciao, ciao. Allora, mi stava per venire il nome. No, mannaggia. Dobbiamo salutare anche la nostra ascoltatrice velata. Assolutamente, assolutamente sì, anche se non la conosciamo di persona, ma comunque no, la infatti, salutiamo e la ringraziamo. E la ringraziamo. Vedete, Don Remige lo conosciamo di persona, anche perché ci inchiniamo quasi tutte le mattine davanti al suo ufficio. Bene. Stiamo dicendo troppi particolari. Troppi particolari, sì. Proseguiamo verso... Allora, i santi di oggi, esatto. Che non potevano che non essere proprio quelli per la nostra Tercrude, che sta aspettando con la penna di segnarli per il nostro relè dei santi con il nome strano. Oggi è San Pietro, e fino a qui va bene, crisologo, vescovo e dottore della Chiesa. E adesso arriva il bello. E santi Abdon e Sennen, martiri. Sembra... non lo so che cosa sono. Paolo, mi impegno molto per cercare sono i contento. Santi appropriati per te. E certo, perché Tercrude deve guadagnare. Esatto. Bene, Tercrude e Tecla pronte. Bene, e chiaramente non ci dimentichiamo di salutare il direttore, Telemaico. Assolutamente, sì. Assolutamente sì. Chi è nato oggi invece? Nel 1511 nacque Giorgio Vasari, aretino di nascita, oltre che pittore e architetto, fu innanzitutto il primo storico dell'arte italiana. A lui è attribuita la paternità del termine rinascita, che diede nome alla più importante corrente pittorica italiana, e la costruzione del principale museo italiano. Nel 1863 invece nacque Henry Ford, nato nello stato di, del Michigan, è stato un imprenditore statunitense che con le sue scelte ha dato un corso diverso allo sviluppo dell'automobile, gettando le basi della futura società dei consumi. Nel 1947 invece è nato Arnold Schwarzenegger, scusate Paolo già sta ridendo,
Nato nel sud-est dell'Austria, è uno dei più popolari attori e produttori di Hollywood, ma per i suoi concittadini della California è anche un politico di primo piano. Infatti, Schwarzenegger è stato governatore. Sì. Governatore, sì. Sì, ma io ho scoperto oggi che fosse austriaco. Sì, è di origine austriaca, poi dopo chiaramente è Subito trapiantato trasferitosi in in America. America, quindi è Ero americano a tutti gli convinta effetti. fosse Sì. proprio anche nativo Sì, a americano. me piacciono molto i suoi film, perché a Sì. parte quello che riguarda Terminator, tutta la Sì, cosa, ha certo. fatto anche dei film simpaticissimi come Un poliziotto all'elementare, che mi piace molto rivedere ogni tanto. Bene, invece vediamo che nel 1950 nasce Gabriele Salvatores, nato a Napoli, è uno dei registi e sceneggiatori più apprezzati della scena cinematografica italiana. Dopo l'inizio con il Teatro dell'Elfo, da lui, fondato nel 1972, nel 1989 produce il film Marrakech Express, seguito da tournée nel 1990. Benissimo, grande Gabriele Sì, direi proprio Salvatores. di sì. Invece, che è Invece, accaduto oggi? oggi è accaduto che nel 1932, primo cartone a colori con Flower and Tree, in italiano Fiori e Alberi, il mondo dei cartoni Disney esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il cortometraggio incluso nella collana Silly Symphony è il primo ad essere distribuito in Technicolor. Nel 1990 al cinema Il mistero della strega di Blair, preceduto da una mirata campagna pubblicitaria che conquista il pubblico, esce nelle sale The Blair Witch Project, in italiano Il mistero della strega di Blair, diretto da Daniel Myrick ed Eduardo Sanchez. Bene, oggi concludiamo, no, questa prima tornata di rassegna stampa con delle belle notizie, e devo dire che mi corre l'obbligo di ringraziare innanzitutto Valentina, che con la sua simpatia dà veramente un Con i miei errori tocco, di sì, ma pronuncia, di lettura. tutti e due noi facciamo tutto, Ci ci divertiamo. divertiamo, perché ci piace stare insieme a voi in letizia, no? Anche se poi adesso passiamo alla rassegna stampa, dove magari le notizie sono meno allegre di quelle che diamo prima, però noi Soprattutto oggi. In simpatia e diciamo e gioia vi facciamo compagnia questa mezz'oretta la mattina, e quindi ringrazio Valentina veramente per la sua. Grazie Paolo, io ringrazio te per l'opportunità e per il grande divertimento, Ah perché sì, questo è sappiamo un benissimo che noi ci divertiamo al mattino. assolutamente sì. E quindi adesso andiamo direttamente alla No, nostra, rassegna e stampa, quindi la lanciandola. sigla. Bene, questa mattina iniziamo dal Corriere dell'Umbria nella sezione regionale. Tamponi gratis per gli under 30, ancora in attesa del Green Pass. Sono 43.000 i soggetti che hanno aderito alla campagna di immunizzazione e aspettano le dosi. Tamponi gratis, come abbiamo letto già, a richiesta per i giovani che hanno aderito alla campagna vaccinale ma non hanno ancora ricevuto le dosi e non possiedono ancora il Green Pass. Potranno così spostarsi senza incorrere in violazioni. I residenti in Umbria, quindi di età compresa tra i 12 e i 30 anni, che hanno già prenotato la vaccinazione o lo faranno durante questo arco di tempo, potranno usufruire gratuitamente del test diagnostico per la ricerca del Covid se la data prevista per la somministrazione della prima dose non è compatibile con le necessità dell'ottenimento della certificazione verde Covid. È scritto proprio nella nota della Regione Umbria che oggi dovrebbe essere delineata questo provvedimento. La richiesta del tampone degli under 30 avverrà attraverso idonea procedura resa disponibile sul sito regionale a partire dal 6 agosto. L'esecuzione dei tamponi è prevista presso le sedi dell'ASL già deputata a questa attività e si sta valutando la fattibilità del programma nell'ambito dell'accordo sottoscritto con i medici di medicina generale e i pediatri di libera in base. Il problema è che i drive touch sono già pieni e tra gli stessi medici di base serpeggia già malcontento per un nuovo onere che gli viene assegnato. Tornando ai numeri, ci sono anche coloro che hanno ricevuto la data dell'inoculazione e hanno rinviato. Sono 3.000 in tutto nella fascia 12-29 anni e per questi scatta il richiamo nei 10 giorni successivi.
Vediamo che nella fascia 29-20 anni la percentuale dei vaccinati e prenotati è arrivata al 49,7% e del 18,5% per i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni. Vediamo anche, Paolo, volevo chiederti se te hai dati di oggi, perché io non ho dati di Sì, Covid ho i regionali. dati di oggi. Prima di darli, proprio volevo aggiungere al discorso dei Prego. tamponi, perché praticamente ieri si è verificato in un punto vaccinale una situazione un po' incresciosa dove una persona anziana ha dovuto aspettare più di 2 ore per effettuare il tampone, dato che lui era entrato in contatto, un contatto stretto di un positivo. Al che sono stati chiamati i carabinieri e dopo un inizio un po' concitato, la situazione è tornata alla normalità, dove l'anziano dice non è possibile che, visto che si conosce il numero dei tamponi da effettuare, si debba stare ad aspettare sotto il sole circa 2 ore e mezza, soprattutto le persone anziane. E Sì. questo perché, dice, sapendo il numero, uno può organizzare meglio l'arrivo al punto, insomma, dove si effettua il Certo, tampone. Questo certo. non può che non essere, da noi no, riproposto, perché in effetti è vero, quando è possibile organizzare al meglio le questioni, invece no, si creano sempre dei disagi, soprattutto in un periodo in cui fa molto caldo e gli anziani soffrono questa situazione. Sì. Eh sì, esatto. Per quanto riguarda i numeri, sì, ho i numeri. Abbiamo avuto 117 casi nelle ultime 24 ore, quindi gli attualmente positivi in Umbria sono 1447, con 2 ricoverati in più che portano in totale a 17, di cui 2 dato invariato, almeno a quello che dicono i giornali, un dato invariato sulle terapie intensive. In base ai dati c'è sempre la dichiarazione di Massimo D'Angelo che fa notare che con la maggioranza, circa il 63%, il 67% di variante Delta rispetto alla variante Alfa, che è il restante, Sì. l'ospedalizzazione resta pressoché stabile, quindi dimostra ancora che la campagna vaccinale sta avendo il suo effetto soprattutto nel non stressare i nostri ospedali, le nostre terapie intensive. Quindi l'invito ancora a quello di, per chi ancora non l'avesse fatto, di prenotarsi per la vaccinazione e E comunque rispettare ancora le e regole, rispettare tenere soprattutto alta la guardia le perché. regole. Infatti poi viene anche detto che entro il 10 agosto i prenotati avranno tutti l'appuntamento. Una cosa molto importante che dicevi tu, quindi che ribadisco anche io, anche se all'aperto non è obbligatorio la mascherina, soprattutto se si va in posti non chiusi, ma dove ci sono molte più persone. Io faccio l'esempio di questa sera: noi ieri abbiamo fatto una trasmissione che presentava i concerti della nostra associazione, la mamma di Ameria Radio, e abbiamo a tutti consigliato di tenere la mascherina anche se il luogo è all'aperto, perché anche se le distanze sono Assolutamente. sicuramente assicurate, perché le sedie saranno messe a distanza, però c'è sempre un La rischio minimo, prudenza non è insomma, mai no? Quindi abbastanza. è sempre meglio portare la mascherina. Sì. Bene, puoi andare avanti. Bene, allora cambiamo subito argomento e vediamo. Sostenibilità e resilienza arriva da Norcia la spinta alla ripartenza dell'Umbria. In Piazza San Benedetto il Global Economic Forum di ESG 89 per parlare di rilancio e opportunità. 2 giorni di riflessione e dibattito da rappresentanti di istituzioni, università, imprenditori e manager. Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa e oggi proprio ci sono 2 pagine dedicate sul Corriere dell'Umbria, la pagina 6 e pagina 7, che invito tutti a leggere nello specifico per avere ulteriori informazioni. Comunque, un evento che sarà molto importante per la nostra piccola regione. Ci saranno delle dirette Facebook e YouTube per chi volesse partecipare. E inoltre vediamo che la governatrice De Sei, l'intera area del cratere dovrà rappresentare un esempio di rinascita. Per la Presidente in questo momento diventa necessario anche riflettere sul corretto utilizzo dei fondi legati al PNRR. Ad intervenire anche il sindaco Alemanno, il sindaco di Norcia. La ricostruzione a Roma è avviata e saremo presto più forti e competitivi di prima. L'orgoglio di chi rappresenta una città che non si è mai fermata neanche nel periodo buio e difficile del lockdown. Ottima iniziativa della nostra regione.
Ultima notizia del provinciale, vediamo che è stato stipulato un protocollo per favorire l'apertura delle imprese ai mercati internazionali, è stato siglato da Agenzia delle Dogane e Camera di Commercio dell'Umbria. Quindi è stato rafforzare gli strumenti e le modalità di dialogo in favore delle imprese umbre interessa la normativa e prassi doganali in tema di scambi internazionali di merci e sul fronte delle accise, anche mediante l'organizzazione di eventi formativi e informativi, nonché workshop periodici di aggiornamento. È questo, in estrema sintesi, l'oggetto del protocollo d'intesa firmato ieri dal direttore territoriale ADM, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria, Roberto Chiara, e il presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni, che hanno ribadito l'importanza della collaborazione già in atto tra le due istituzioni in favore delle imprese e dei professionisti della regione. Il protocollo, che avrà durata biennale, prevede di incrementare lo scambio di informazioni al fine di favorire la massima diffusione degli adempimenti e delle innovazioni che interessano il delicato settore del commercio internazionale e delle accise. Dialogo rimasto sempre aperto e costante tra ADM e la Camera di Commercio dell'Umbria anche durante i mesi del lockdown. Bene Paolo, ora ti lascio la parola per integrare con il messaggero. Allora, il messaggero aggiungo solo una notizia: il Monopoli del Demanio, una stazione ferroviaria e otto case cantoniere, lo Stato vende i suoi pezzi. Tra le occasioni nell'elenco figurano anche siti di interesse storico. L'immobile più caro, scusate, è il primo piano in via Martiri dei Lagari a Perugia. Nell'elenco ci sono anche un box auto, due posti a Terni e un'abitazione a Spoleto. Dai 400.000 euro alle poche centinaia di euro, sono 36 beni di proprietà dello Stato in Umbria messi in vendita a Perugia e Terni, ma anche a Spoleto, Castiglione del Lago, Piegaro, Foligno, Corciano, Todi, Narni e Orvieto. Questi sono i comuni dove si ritrovano i beni messi in vendita attraverso un avviso pubblico il 15 luglio, in cui si specificava che si intende procedere all'alienazione a trattativa privata. C'è un po' di tutto e anche le condizioni più varie delle case cantoniere, garage, ex stazioni, case e terreni. Cioè un po' di tutto e alle condizioni più varie per beni per un totale di 1,5 milioni di euro. Per leggere la lista completa dei beni messi all'incanto c'è proprio un trafiletto sulla spalla sinistra della pagina regionale del Messaggero. Bene, con questo concludo il regionale e possiamo andare Bene, con il andiamo provinciale. direttamente al provinciale, Paolo, che non mi sembra affatto allegro. Assolutamente no. La prima notizia è: operaio muore schiacciato dal furgone. 60enne stava effettuando un'operazione di autospurco a San Gemini quando il mezzo si è spostato e l'altra volta. Quindi la vittima è un operaio di 60 anni che ha perso la vita in un infortunio sul lavoro, accaduto proprio ieri pomeriggio intorno alle 17 a San Gemini. Stava eseguendo, come abbiamo letto anche dal titolo, delle manovre di autospurgo quando il camion da cui era sceso si è spostato e l'ha schiacciato contro un muro di recinzione. Vediamo che la vittima è di origine albanese, ma vive a Terni da moltissimi anni e purtroppo, diciamo, questo dopo molti anni anche di questo tipo di lavoro non era mai capitato, invece questa volta è successo. Si sono ancora in via gli accertamenti, ma vediamo che forse il camion non era stato fermato bene, era un pochino, diciamo, in un luogo un po' scosceso e non era stato fermato bene proprio per il fatto di avere una migliore prestazione proprio per l'autospurgo. Sul posto è arrivato anche subito il titolare dell'azienda di cui era dipendente l'uomo che è rimasto vittima e niente, tantissime condoglianze insomma alla famiglia da parte nostra. Assolutamente sì. Seguiamo con un'altra brutta notizia: giovane prende a calci e pugni la madre, il 23enne si è scagliato contro la donna che non vedeva di buon occhio la sua relazione con una ragazza. Vediamo che questo ragazzo di 23 anni, che è originario nato a Monterotondo a Roma, ma di origini nordafricane, con le iniziali MM, è stato arrestato dagli agenti della squadra volante di Terni perché è arrivato a casa, che era anche in stato diciamo era ubriaco, se l'è presa subito con la mamma che stava dormendo tirando gli oggetti. Poi la donna comunque si è un po' ha reagito e scappando insieme alla sorella del ragazzo, e sono fuggiti in strada, ma lui non ha esitato comunque a dargli calci e pugni, tanto da fargli riportare delle ferite che sono guaribili in 30 giorni, quindi diciamo piuttosto serie perché ha avuto anche problemi per quanto riguarda la mascella, eccetera. Sì.
Tutto questo poi è successo in strada. La mamma insieme alla sorella hanno chiesto aiuto a un vicino che li ha fatti rifugiare nella sua casa perché proprio il figlio era in uno stato confusionale. Hanno chiamato le forze dell'ordine che hanno subito raggiunto il ragazzo che anche a loro comunque ha cercato di, diciamo, opporsi e quindi spingendo anche gli agenti della polizia, e tant'è che insomma è stato arrestato. Anche da pochi giorni aveva scampato l'accusa per quanto riguarda l'operazione che ne abbiamo parlato ieri, Caronte, riguardante spaccio di droga, ma in questo caso insomma è stato arrestato proprio per l'aggressione alla mamma, ma anche per l'aggressione agli agenti di polizia. Cambiando argomento, Terni Rieti oggi si apre lo svincolo che porta a Piedilugo e Marmore. Si completeranno gli ultimi due svincoli mancanti della superstrada Terni Rieti. Forse prima ho detto Terni Narni, vero? Terni Rieti, ho detto Sì, bene? termina. Perfetto. L'ANAS fa sapere che oggi alle 11 svolgerà un sopralluogo tecnico sul tratto stradale interessato dai lavori e poi si procederà all'apertura dello svincolo di Piedilugo Marmore e delle rampe dello svincolo di Colli sul Velino Labbro in direzione Terni. È prevista una breve cerimonia con le autorità. Nei giorni scorsi ad intervenire è stato il vice ministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri che ha sottolineato che l'impegno per completare l'opera è stato molto importante. Non è mancato nemmeno il supporto dei sindaci del territorio che sono riusciti a fare un buon gioco di squadra per ottenere dei buoni risultati. Torniamo sempre su cattive notizie. Minorenni molestate in centro. Gli amici delle ragazze hanno chiamato i carabinieri che hanno portato l'anziano in caserma. Le due sedicenni hanno raccontato di essere state avvicinate da un pensionato che voleva fare sesso con loro. Praticamente le due ragazze di 16 anni erano a fare una passeggiata tranquilla in via Garibaldi quando sono state avvicinate da un uomo che era in bicicletta e il quale chiedeva alle ragazze prestazioni sessuali in cambio di soldi. Le ragazze sono subito corse dai loro amici per chiedere aiuto, tant'è che hanno subito chiamato la polizia e hanno chiesto agli agenti di arrivare in tempi rapidi in modo da bloccare l'anziano che poi è stato portato in caserma, è stato interrogato e ora si vedrà, insomma, i provvedimenti che si prenderanno per quest'uomo di 70 anni. Parco Rosselli, sottosuolo inquinato, ordinanza per vietare l'accesso. Ora, per stabilire se sarà necessario realizzare interventi di bonifica o di messa in sicurezza, ci saranno dei tecnici proprio che effettueranno l'analisi del rischio sanitario e ambientale specifico, proprio nei territori dove c'è, diciamo, dove non c'è insomma il giardino, non c'è la Non c'è la pavimentazione. pavimentazione dove ci Sì. sono gli aioli, Le ecco. aiuole, sì, si pensa insomma che il sottosuolo è inquinato, ma in maniera molto seria, e per questo il primo cittadino Leonardo Latini ha deciso di chiudere il parco e si aspetteranno insomma i rilievi dei Sì, tecnici che. assolutamente. Parco che tra parentesi abbiamo detto più volte è in balia di Sì, spacciatori infatti. e di assuntori di droga Chissà già. se c'è magari un collegamento. Non credo, questo è un parco che da tanti anni è sotto controllo perché questi residui, no, del secolo scorso, quindi, no, adesso erano stati, diciamo, stoccati proprio lì, perché la vicinanza anche al sito industriale portava anche a questo tipo di malcostume. Era stato chiuso 5 anni fa, proprio per parte per la pericolosità di alcune situazioni presenti nel parco, era stato chiuso anche per questo motivo qui. Ora, siamo arrivati proprio al nocciolo perché con i risultati si è visto che quindi il pericolo esiste e quindi continuerà a essere chiuso e continuerà a essere chiuso, ad essere comunque terreno per spaccio e per assunzione di droga. I residenti di questo sono molto Sì, rammaricati anche abbiamo perché visto l'intervento numerose volte prima della chiusura sulle barriere. alcune associazioni avevano creato opportunità per i bambini, per i ragazzi. No, durante la mattinata, soprattutto nel periodo estivo, per fare attività.
Bene, andiamo a Narni, corsa, spuntano i primi nomi dei Fantini, attesa per Diego Cipiccia che potrebbe tornare in pista dopo lo stop deciso nel 2019. I terzieri si stanno già preparando al ritorno della sfida al campo degli giochi, prime prove l'8 agosto. Orvieto, paglia sotto esame, se ne parla in un convegno, appuntamento stamattina nella sala consiliare del comune con amministratori locali ed esperti. Con questo Paolo chiudo anche la parte provinciale e ti lascio la parola. Allora, tanto per continuare con le notizie belle, dentista aggredito davanti a casa, ho Bene. reagito ma ha preso 50 euro. È successo a Cardedo ieri quando un dentista di 84 anni stava rientrando a casa ed è stato avvicinato da una persona corpulenta che prima gli ha chiesto se era interessato a comprare frutta e poi gli ha detto se aveva 5 euro da dargli. Lui ha tirato fuori il portafoglio, azione che vi prego di non fare mai, e la persona che gliel'aveva chiesto glielo ha strappato dalle mani. Ma in un primo momento di sconcerto l'anziano si è ripreso subito e lo ha trattenuto per la maglietta facendolo inciampare. A quel punto il malvivente ha lasciato cadere il portafoglio prendendo solo i 50 euro che ne erano usciti fuori. È comunque una situazione che si verifica molto spesso e si fa nota che questa persona viaggia su un furgone bianco che da parecchio viene notato in zona e che quindi sta sicuramente monitorando le persone da poter attaccare. Questa storia del furgone bianco ci si è, diciamo, tornato alla luce tante tante volte. Anche noi come colleghi ci siamo trovati una volta dentro a un ristorante accalappiati da questi due personaggi che guidavano il furgone bianco, prima con il discorso della frutta e poi avrebbero tentato sicuramente quello che hanno tentato qui però chiaramente noi siamo stati un pochino più furbi di loro e non abbiamo ceduto, no, a questa lusinga. E purtroppo gli anziani, come abbiamo detto ieri, che abbiamo riportato altri casi, sono molto vulnerabili in questo, quindi occhio di non cadere in queste trappole. Riaperto al traffico pesante il ponte sul lago di Corbara. La struttura era stata chiusa poco meno di un anno fa in seguito a un controllo. Sì, è stato riaperto al traffico pesante anche se con senso unico alternato il ponte di Corbara che tanti disagi aveva creato. Infatti aveva subito anche delle chiusure complete, anche se di un giorno solo, no? In vari momenti dell'anno, ora invece è stato riaperto anche al traffico pesante per i lavori di ristrutturazione, soprattutto a dei piloni che lo sorreggono. Umbria Jazz, una valanga di musica dal 16 al 19 settembre, 54 concerti che si svolgeranno in 9 location, da Fiorella Mannoia a Camariere, e c'è la rinascita dei club del centro. Il Patron Pagnotta, un'edizione rara, forse unica. Francesca Ciccacci, c'è tanto entusiasmo e voglia di ripartire. Staremo a vedere come andrà. Guardea, la sagra degli gnocchi, quest'anno si farà in 4 e 5 con me perché io ci vado sicuramente. Un'edizione a temi, tartufo, gnocchi, porco e arrosticini, cibo sotto le stelle per tutti i gusti. È vero, anche se la pandemia ha portato a ridurre gli spazi dove verranno posti i tavoli che dovranno essere preferibilmente prenotati, perché si userà solo la piazza antistante la chiesa. Si perderà il motivo, no, scatenante un po' di queste sagre, cioè la conoscenza anche di persone nuove, perché questi lunghi tavoli che erano messi nella via che scorre parallela alla piazza, ti dava la possibilità di stare con persone anche che non conoscevi, quindi non erano tavoli. Invece, in questo caso, i tavoli saranno solamente per diciamo, i conviventi, i conoscenti. Bene, comunque è già importante che ci sia questa manifestazione. Un'ultima cosa, questa la dico io, perché il Messaggero non l'ha ancora pubblicata. Stasera riprende il via la stagione di concerti nei chiostri e i concerti del Maggio Organistico Amerino. Una manifestazione organizzata dall'Associazione Amere Umbra, che è la mamma della nostra radio, che farà concerti a partire da oggi fino al 29 agosto. Questa sera si partirà dal chiostro di Sant'Agostino con Le Rossignol, un gruppo di musica rinascimentale molto bravi. E niente, chi è interessato alle ore 18:30 inizierà questo
primo concerto, e poi lì troverete tutte le informazioni del caso. Chiaramente i concerti sono tutti sottoposti a normativa Covid, quindi portarsi la mascherina, ci sarà la misurazione della temperatura e il tracciamento all'ingresso. Bene, con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa e vi salutiamo, io e Valentina. Vi auguriamo una buona estate, noi ci sentiamo dopo le Sì, il vacanze. 6 settembre, mattina, puntuali alle 9, lunedì 6, e che dire, buone vacanze, buon Buone mare. vacanze, grazie della compagnia in questi mesi e ora lasciamo sempre la linea al nostro caro Umberto Lunni. Per la sua pillola d'impresa. Buona Buona giornata. giornata. Buongiorno. Oggi parliamo di formazione, parliamo della nostra formazione. Confartigianato Imprese Terni sta realizzando una sessione molto, molto significativa, molto importante per noi, che riguarda appunto la formazione, in particolare imprese e banche, conoscersi, cooperare per superare la diffidenza. È un aspetto annoso che ci sta particolarmente a cuore, ma che non può, dal quale non si può assolutamente prescindere. Abbiamo fatto 5 incontri, il 2 marzo, quello insomma, oggetto della nostra chiacchierata, faremo l'ultimo, e nei vari incontri abbiamo affrontato vari argomenti che verosimilmente stanno più a cuore ai nostri associati. Nella prima parte abbiamo parlato del rapporto in senso lato tra imprese e banche, nel secondo abbiamo fatto un approfondimento sul rating, nel terzo si è parlato di fattori produttivi, in particolare il fattore produttivo capitale, che è la cosa che riusciamo a governare meglio e per il quale possiamo dare un supporto più significativo. Nel quarto incontro abbiamo parlato dell'importanza e della valenza del controllo di gestione e della pianificazione e nell'ultimo incontro, quello che ci sarà il 2 marzo, martedì prossimo, parleremo dell'importanza delle garanzie nell'accesso al credito delle micro e piccole imprese. Ci sarà il presidente Franceschini, ci sarà Giorgio Buini, coordinerà Michele Medori, poi Paolo Zelli farà una riflessione in termini di bilancio del progetto formativo che è stato elaborato. Ci sarà Bruno Panieri, che è il direttore delle politiche economiche di Confartigianato Imprese, che parlerà dell'evoluzione del sistema di garanzie post-Covid. Ci sarà Marco Tili di Gepafin con il ruolo della finanziaria regionale nei meccanismi di garanzia e la risposta del territorio che sarà curata da me in qualità di presidente Confartigianato FIDI Umbria Orientale. Ecco, una cosa importante è che tutta la struttura è a disposizione degli associati che volessero intervenire e a tal proposito ricordo il numero di telefono dell'ufficio stampa 0744 61 33 11 dove potranno rispondere i colleghi Valentina Campana e Paolo Pellegrini. Una nota di colore che a me sta particolarmente a cuore è che tutto l'intervento sarà seguito in diretta e ovviamente gestito poi in podcast dalla nostra Ameria Radio. Quindi un carissimo augurio per una buona giornata, un'ottima formazione da Umberto Alunni, Confartigianato Imprese Terni e ovviamente ancora una volta Ameria Radio. Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Le energie senza fatica sono qui. Cempi, un partner affidabile e tutta l'assistenza di Confartigianato. Per la tua casa, per la tua azienda, contattaci subito e inizia a risparmiare. Cosa aspetti a risparmiare? Contatta il nostro referente Lorenzo Carrino all'indirizzo mailenergia@confartigianatoterni.it. O al numero telefonico 07 44 61 33 11.